Vittima innocente, che cosa è successo esattamente? Vittima innocente è una, una triste storia, una triste vicenda giudiziaria che purtroppo sono stato io il protagonista. Io all'epoca, il 28, 28 ottobre del 2008, eh, comandavo la stazione carabinieri di Castel Pinetamare, era eh, ero un maresciallo capo dei carabinieri e quel comando lo leggevo da 11 anni. Poi che cosa è successo? Nel 2008, uh, questo, dicevo, questa sera, quella, quella sera si sono presentate a sé, la cosa è avvenuta dopo la strage della strada di San Gennaro, se non era il 19 uh, settembre 2008, dopo di questo, questa afferrante strage effettuata alla Camorra, uh, uh, sono, è cominciato, si può dire, il mio calvario, anche se uh, ho contribuito molto. Uh, a dare un input uh, ai comando superiore per l'individuazione del covo e successivo arresto dei tre uh, uh, super killer di Camorra uh, comunque uh, il, la sera del 28 ottobre del 2008 si sono presentati presso l'alloggio di servizio uh, i colleghi di Caserte e di Mondragone dove mi hanno notificato un decreto di fermo firmato da ben nove magistrate a DDA compreso il loro coordinatore con accuse molto infamanti eh, come l'associazione per delinquere esterno di stampo camorristico eh, corruzione eh, omissione d'atto d'ufficio segreto eh, altre cose e lei che cosa in quel momento che cosa ha pensato? ma eh, sembra strano ma ero sereno perché mh, ripeto il mio motto male non fare paura non avere ero innocente mh, avevo fatto sempre il mio dovere Anzi, volevo, volevo chiarire subito questa faccenda, però un fermo emesso da, direttamente da una procura senza passare dal GIP eh, vuol dire che forse dovevano avere delle prove schiaccianti, ma così non è stato, perché eh, dopo che mi hanno accompagnato, tradotto, ho accompagnato al carcere militare di Santa Maria, dove sono stato ristretto per ben quattro giorni in isolamento eh, con la stampa eh, italiana d'estera. Uh, che mi ha una gogna me mediatica uh, non indifferente, come avesse preso un grosso camorrista, uh, la dottoressa del de GIP di Santa Maria Capoetre non ha convalidato, non ha convalidato il fermo liberandomi. Eh, la, la stessa notizia non è che sia stata data a livello nazionale, ma solo a livello locale. Ma anche qua. Poteva, come una, una parità doveva essere fatta, non è stata fatta comunque. Eh, è stato un atto di giustizia eh, che la Procura non ha impugnato. Eh, anzi, dopo 3-4 mesi, il, questo fermo è stato revocato. Poi che cosa è successo? Do, quando l'hanno portato in carcere? Allora, dopo 6 dopo dopo mesi, la Procura ha continuato nella suo, nel suo lavoro eh, mi ha sottoposto, mi ha non inviato a giudizio. È andato avanti, sono stato oh, condanna, assolto per dei reati e condannato per due eh, ipotesi di corruzione. Eh, um, tramite il mio difensore, abbiamo sempre, sempre eh, chiesto di, a, a, ai vari giudici di effettuare gli accertamenti. Per, per verificare, per, ma si accertamente non sono mai stati fatti. Comunque, su 5 gradi di giudizio: un primo, primo grado di giudizio, un primo appello, cassazione, che ha annullato in parte con rinvio, secondo appello e cassazione finale. La sera della cassazione finale, la seconda cassazione, purtroppo è stato rigettato. Eh, quando l'avvocato l'ho visto. Uh, mi ha guardato, lo sguardo l'ho capito subito e eh, gli ho detto, Raffaele è andata male. Lui ha detto: Ma, ma ho detto, guarda, non ti preoccupare, è andata, lui ha detto: Sì, è andata male. Detto, Vabbè, non mi sono perso di coraggio, non so sta forza dove l'ho presa, però eh, ho detto: Vabbè, domani mattina mh, mi presento a mi devi accompagnare. Lui è rimasto sorpreso: Lo stesso, ho detto, no, prima è e meglio è. E così è stato. Mi sono presentato a carcere militare e ho iniziato a espiare la mia pena. Da militare, da persone di Stato, anche non condividendo, condividendo questa ingiustizia, purtroppo uh, c'era un, un ordine del giudice e ho dovuto. Però, ecco, qua, ripeto, io nel frattempo sono stato uh, sottoposto ad altri due processi: il primo uh, veniva assolto uh, sempre con rito abbreviato uh, e un secondo che eh, erano gli stessi motivi, gli stessi fatti del primo processo, e dire la verità, sono stato pure contento in questo, perché ho avuto la possibilità di difendermi in questo caso, e in questo processo è emersa la piena verità, la piena, la, le prove le ho portate, anche se eh, mi avevo contestato un, un, un reato dal 2008 al 2011, quando io non comandavo più la stazione di Pineda Mare, però intanto abbiamo, abbiamo fatto questo processo e grazie a un giudice perché i giudici ho fiducia nei giudici perché ci sono giudici che leggono le carte eh, c'era il PM aveva chiesto la prescrizione io l'ho rifiutata perché io eh, sono, sono stato accusato di un grave reato siccome io ero innocente ho, essere, eh, ho rifiutato la, la prescrizione e il giudice mi ha assolto eh, per come si è fatto quanti anni è stato in carcere Qua, allora, gli anni fa erano totale 4, uh, la maggior parte l'ho trascorso al carcere militare di Santa Maria di Capavedere, poi un breve periodo di detenzione, di 6-7 mesi di detenzione domiciliare con obbligo di firma due volte alla settimana. E poi ho ottenuto l'affidamento per andare a lavorare da, nella pizzeria di mio fratello per sostenermi perché eh, io ero un, l'unico a lavorare, era, ho dovuto affrontare delle spese, enormi spese per i processi, avevo eh, venduto casa e quando mi sono consegnato mia moglie, non potendo pagare più l'affitto di casa, è stata ospite in una stanza di mio fratello, che la famiglia mi è stata sempre vicina. Pertanto, oltre eh, io, le mie, i miei pensieri, ho avuto una grande donna, mia moglie e la famiglia, i miei figli che hanno capito e hanno resistito insieme a me perché eh, sapendo che noi vivevamo solo dello stipendio e suo papà era innocente. Un'ultima domanda, qual è stata la sensazione che hai provato al momento della liberazione definitiva? Eh, dire la verità al giorno della revisione, quando il giudice della Corte d'Appello di Roma ha emesso la sentenza, eh, bisogna essere forti, forti, perché in quel momento mi giocavo tutto, tutto la mia vita, la eh, vita professionale, di padre, di vita. Perché, eh, e allora quando il giudice è entrato e eh, ha cominciato <ride> nel nome del popolo italiano... Accoglie e assolve, allora sia per, ho visto una luce che, una luce che è ind indescrivibile. È una cosa io so, due o tre giorni eh, eh, ma è, è successo: tutto ver veramente piace. Da davvero, davvero l'ultima. Chi era il suo avvocato? L'avvocato che mi ha seguito eh, è sempre stato l'avvocato amico fraterno, si può dire perché eh, Raffaele Catano Griseleo. <music>